Un saluto a tutti i lettori di Readball.com. Ci troviamo nuovamente da Arcos per conoscere più da vicino la gamma di smartphone lanciata dall'azienda francese qui al Mobile World Congress 2015 a Barcellona. Fra le mie mani c'è il telefono flagship per questa casa, che comunque non punta su specifiche esagerate e prezzi elevati. Arcos 50 Diamond è un dispositivo da 5 pollici molto colorato, come è possibile vedere, con questa scocca giallo acida, molto carina, molto sicuramente originale. Nella parte frontale abbiamo un display da 5 pollici con risoluzione Full HD, quindi molto denso, con 440 pixel per pollici, qualità del display piuttosto elevata, è un LCD IPS. Come potete vedere c'è Android KitKat a bordo, quindi non la più recente versione del sistema operativo di Google, animato da un processore 8 core di Qualcomm Snapdragon 615, 4 core a 1 GHz e mezzo di frequenza, 4 core a 1 GHz. È un processore a 64 bit, quindi sfrutta tutte le ultime innovazioni tecnologiche di Android, che però sono arrivate solamente in Lollipop. All'interno troviamo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage, espandibile tramite micro SD. Andiamo ad aprire la scocca posteriore per rivelare appunto la presenza di 2 slot per le SIM, SIM 1 che funziona in 4G, SIM 2 che invece non arriva all'LTE, e l'espansione di memoria appunto tramite micro SD. Se si inserisce una memoria aggiuntiva, il software le combinerà facendole risultare come un'unica memoria sfruttabile all'utente, senza quindi creare frammentazioni di dati. Connettività, come abbiamo detto, appunto supportata dalla 4G, c'è il GPS, c'è il Wi-Fi, c'è anche l'NFC. Nella parte frontale troviamo poi una fotocamera da 8 megapixel, quindi selfie sicuramente di qualità. Dietro abbiamo, leggermente sporgente rispetto al resto del corpo, una fotocamera da 16 megapixel con flash LED. Ricorda un pochino alcuni dispositivi Windows Phone come Nokia Lumia 1520. Questo era Arcos 50 Diamond. L'azienda si è presentata a Barcellona con una gamma davvero notevole di smartphone, sono tantissimi. Questo è un dispositivo da 249 euro, prezzo ancora da definire completamente al 100% per il mercato italiano, e arriverà sul mercato anche da noi nel corso delle prossime settimane. Noi ci vediamo al prossimo video per Readball.com. Andrea Ricci.